Il MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, ha compiuto 70 anni ed è stato festeggiato dalle comunità abruzzesi con due giorni di festa, l'11 maggio a Chieti e il 12 a Teramo. Tema portante degli eventi è stato gli adulti scout costruttori di pace contro tutte le violenze. A Chieti, nell'androne del Palazzo Provinciale, è stata allestita una mostra che ha raccontato i 70 anni di attività del MASCI, mentre nella sala consiliare è stato organizzato un incontro testimonianza dal titolo «Dalla violenza alla pace», con il contributo di Luca Fortunato della Capanna di Betlemme, della psicologa Brunella Capisciotti, della presidente della Commissione delle Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Francesca D'Agostino, e di Fra Emiliano Antenucci. Al presidente nazionale del MASCI, Massimiliano Costa, appositamente venuto da Genova, è stata affidata la conclusione dei lavori. Oggi siamo qui a Chieti perché il MASCI compie 70 anni. Stiamo facendo una lunga staffetta in tutta Italia che tocca tutte le regioni e le province per dire agli adulti del nostro tempo che il MASCI è una proposta per dare più senso alla vita. Il nostro motto è più vita alla vita, perché vogliamo far sì che ogni persona adulta possa trovare la piena realizzazione in comunità, cioè con gli altri, non sentendosi mai arrivato, quindi un'educazione permanente e facendo un servizio alla realtà, che vuol dire cercare di rendere questo mondo un po' migliore di quello che è. A Chieti, gli adulti scout hanno presentato un canto composto per l'occasione quale inno del MASCI, con testi di Peppino Pezzullo e Aurelio Bigi e musiche di Peppino Pezzullo. La giornata di festeggiamenti del MASCI a Chieti si è chiusa in serata al piccolo teatro dello Scalo con lo spettacolo È amore se, tratto da alcuni scritti di Serena Dandini su regia di Giancamillo Marrone sul tema dei femminicidi e della violenza di genere. Il 12 maggio la mostra itinerante del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani si è spostata a Teramo, dove nel pomeriggio si è tenuto un incontro aperto al pubblico sulla pace, intesa come positività, altruismo, consapevolezza ed empatia. All'evento sono intervenuti vescovo, sindaco, prefetto e altre autorità anche in rappresentanza del mondo civile. Nell'ambito dei festeggiamenti teramani, alcuni momenti sono stati dedicati alla recitazione di Daniele Di Furia, a filmati di Jamboree Scout, che dal 1920 raggruppano ogni 4 anni scout di tutto il mondo, a spazi musicali curati da scuole del teramano e all'intervento del segretario regionale del MASCI, Luigi D'Andrea.